Brasilia is a young city. It will turn 51 next month. But it began as a dream more than a century ago. In 1883, Dom Bosco, Brasilia's patron saint, had a vision that one day a capital city of a great nation would be built between the 15th and 20th parallels. It would be a model for the future and ensure that opportunity was the birthright of every Brazilian. Today, this city and this country are indeed a model for the future. Umberto Eco ha scritto di Don Bosco. Questo geniale riformatore intravede che la società industriale richiede nuovi modi di aggregazione, prima giovanile, poi adulta, e inventa l'oratorio salesiano. L'oratorio è una macchina perfetta che armonizza ogni canale di comunicazione, dal gioco alla musica, dal teatro alla stampa. La genialità dell'oratorio è che esso prescrive ai suoi frequentatori un codice morale e religioso, ma poi accoglie anche chi non lo segue. In tal senso, il progetto di Don Bosco investe tutta la società italiana nell'era industriale. Don Bosco è un brand universale. Oggi, in tutto il mondo, milioni di persone si riconoscono nella sua spiritualità. Più di 100.000 persone ogni giorno donano la vita come lui. Negli ultimi 5 anni, l'urna con le sue reliquie ha compiuto un viaggio intorno al mondo. Milioni e milioni di persone sono andate a salutarlo. But both coaches stood on their sideline as St. John Bosco seized the moment. Or tonight's matchup is an excellent one, Centennial versus St. John Bosco. Don Bosco è nato 200 anni fa, ma è incredibilmente giovane e più vivo che mai. La battaglia di Waterloo è un macello di giovani vite che piega l'Europa. I coetanei di Don Bosco sono Karl Marx, Samuel Colt, Abraham Lincoln, Giuseppe Garibaldi. Giovanni Bosco è nato in una fattoria sperduta sulle colline di un villaggio senza storia, in una nazione che non esiste. Nessuna possibilità di futuro. Poteva solo continuare a fare il contadino. Ma, come per ogni esistenza che incomincia, c'è la domanda preferita di Steve Jobs. Vuoi una vita qualunque o vuoi cambiare il mondo? Giovanni Bosco ha un sogno che segnerà la sua vita. Dirà: io voglio studiare. Io voglio farmi prete. Io voglio salvare i giovani. Ha deciso. Cambierà il mondo con l'educazione. E vuole partire dal basso, dai più piccoli, i più sprovveduti, i più sfruttati. Comincia da un cortile. Diventerà il cuore indispensabile di ogni opera salesiana. Uno spazio libero, senza confini tranne il cielo. Uno spazio per la vita. Un cortile, uno spazio in cui i ragazzi possano giocare, divertirsi, incontrarsi, lasciare esplodere le energie. Il miglior luogo per l'educazione. Diventa casa, scuola, chiesa, un luogo dove vivere. Il mondo di Don Bosco è un cortile globale. Una rete dove in ogni nodo si vive la stessa esperienza originale. Il sogno si è fatto realtà e i salesiani sono arrivati anche nei luoghi dove nessun altro osa andare.
Ancora oggi Don Bosco sogna, percorrendo le strade del mondo attraverso i nostri passi.